Buonasera a tutti. Questa sera ospite di Cara Franca ti scrivo è uno scrittore, Alessandro Vettori. Perché uno scrittore? Perché volevamo e vogliamo questa sera, in questo piccolo spazio, raccontarvi cosa ha raccontato Alessandro nel suo libro che si intitola Il bianco rumore dei respiri. Alessandro, buonasera, buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. Grazie Alessandro. Alessandro è un grande estimatore di Genova, è vero? Sì, è una città che porto nel cuore perché oltre ad avermi portato molta fortuna, poi ho incontrato delle persone meravigliose, tra cui il gruppo dei Cavalli Marci, il Politeama Genovese con i quali ho collaborato e ho iniziato il mio percorso artistico. Alessandro, questa è una storia, intanto è bellissimo il titolo. Perché il bianco rumore? Il respiro a volte lascia il segno, vero? Sì, molto spesso lascia il segno. Secondo me il respiro è bianco quando praticamente io credo che i battiti del cuore siano una cosa fondamentale per la vita di un uomo. Questi battiti hanno una distanza l'uno dall'altro che sono quelli poi che decidono se tenere in vita la persona oppure no. Più questa distanza è ritmata, più la persona vive bene, vive in sincronia con se stesso. E quindi il rumore bianco dei respiri è questa sincronia, questa libertà, questo piacere che c'è dello stare nella vita e in vita. E il rumore è il rumore più bello che l'uomo ha, che è quello del cuore, secondo me. Certo. Alessandro Vettori, è la storia di un uomo e una donna? Sì, paradossalmente è la storia di un uomo e una donna che però diventano metafore di un tutto. L'uomo è un artista che vive all'interno del teatro, che ha un trascorso con la sua famiglia molto complesso. La donna è una violinista, anche lei quindi dedita all'arte e a fare melodia della sua vita. Queste due persone si incontrano, ma come tutte le persone che vivono in maniera molto profonda, a un certo punto sono costretti ad allontanarsi e fare lo stesso percorso ma con due punti di vista totalmente differenti, per poi rincontrarsi e poi bisogna leggerlo perché il finale... Certo, Alessandro dice che intanto ha presentato questo suo libro in una libreria a Genova, però questo libro lo potete trovare facendo un riferimento ad Alessandro, si vero? Può, mi si può contattare con i mezzi nuovi di comunicazione, social network, quali Facebook, cercando semplicemente Alessandro Vettori o il bianco rumore dei respiri, oppure la mia email che è alessandrovettori75@gmail.com. Ecco, lei Alessandro glielo può fare avere a chi scrive? Assolutamente sì, perché comunque io, anche se il libro è edito da Crisalide Edizioni, che è una casa distributrice romana, sì, ho deciso di autodistribuirlo per avere un contatto umano con la gente, perché io infatti ho rapporto con quasi tutti, ormai quasi 1000 lettori che ci sono di questo romanzo, che è uscito il 6 luglio, quindi ecco in 2 mesi e mezzo è riuscito comunque pian piano a farsi la sua strada, ecco, nella rete. Alessandro, perché ha scritto questo libro? Questa è una bella domanda. L'ho scritto perché, prima di tutto per una necessità, perché io scrivo da sempre, scrivo poesie, ho avuto fortunatamente anche a un certo punto della mia vita buoni riconoscimenti per la poesia e questo mi ha stimolato non tanto a scrivere per essere riconosciuto quanto a scrivere perché la gente riceveva, perché c'era comunque, stavo dando qualcosa a qualcuno. Questo dare qualcosa si è tramutato comunque nell'esigenza di costruire una storia molto ampia, molto grande, che potesse contenere il lui e il lei di chiunque, cioè l'uomo e la donna di chiunque. E quindi ho iniziato raccontando tutte le mie emozioni vissute e anche quelle vissute a Genova, perché io la mia parte artistica, culturale, l'ho curata essenzialmente da Genova, girando per i vicoli, respirando il mare, la collina, conoscendo persone che mi hanno inglobato in questa strada. E quindi è nata questa esigenza di raccontare questa storia necessaria, perché avevo bisogno di raccontare l'amore, la passione per la vita. Ecco, ci sono delle frasi bellissime che io non vi leggo perché poi dovete leggere il libro, ma qui dice le sue parole come gondole. Ecco, sono frasi speciali queste, Alessandro? Beh, è una ricerca, cioè io penso, io quando scrivo, inizialmente scrivo tanto e scrivo a mucchio,
Poi di questi mucchi faccio l'essenza, la leggerezza. Sì. E quindi ogni frase ha un suo, una sua piccola poesia, una sua piccola narrativa poetica. Ecco perché l'ho voluto chiamare romanzo poetico. Non perché sia prosato, ma piuttosto perché è questa ricerca di emozioni quasi irreali, che però in realtà sono reali. Certo. Per fare un po' un gioco di parole. Certo. Alessandro Vettori ama questa città, adesso vive a Roma, vero? Sì, abito in un paese vicino Roma, a Ronciglione, in provincia di Viterbo, che adoro comunque, perché io adoro il mio paese, però quando ho scritto questo romanzo stavo scrivendo i ringraziamenti, non lo so perché, ma mi è venuto di dire al mio paese, Ronciglione e a Genova. È vero? Perché mi è venuto, non l'ho pensato, è stata una necessità, perché comunque qua ho troppi ricordi, è una parte troppo importante della mia vita. E quindi, ecco, questo è stato un po'... Ecco, la frase più bella quando abbiamo incontrato Alessandro Vettori, quando è entrato, ha detto, sono tornata a Genova e l'ho trovata uguale. Questo da una parte ci fa pensare che, come dicono, gli genovesi non vanno avanti, da una parte è molto bella. Beh sì, io la trovo uguale nel lato estetico, certo, ovviamente certo. Non conosco la città da un punto di vista poi... Certo. Da altri punti di vista, però da un lato estetico ho trovato la stessa luce, la stessa, tutto ho trovato, mi sono risentito a casa in un attimo, i sette anni che non sono più tornato sono scomparsi, ecco. Poi ieri sera ho camminato per i vicoli, sì, e ho risentito proprio quel sapore, vero, di quando, sì, venivo, sì, sì, di quando vivevo qua, ecco. Tra l'altro lei oggi è ospite proprio di Tele Genova. Sì, sì, no, infatti io sono contentissimo di essere... Questa è un'emittente vecchissima, proprio vecchissima, è il nome della città, proprio, certo, perché è nata nel 74 e ha cominciato a camminare insieme alla città. Alessandro, lei è una bimba, ha detto, di 2 anni e mezzo. Sì, Ginevra. Ginevra. Ecco, scriverà poi qualcosa per la sua bimba? Beh, una poesia? No, poesie ne ho scritte. Lo so. È una poesia, ha anche vinto dei concorsi, sì, cioè è molto piaciuta, ha fatto il suo percorso. Ma questo romanzo c'è il suo nome, come c'è il nome della mia compagna Giulia, anche se non è autobiografico, se non sono loro in realtà. Certo, certo, certo. Però io ho sentito assolutamente l'esigenza di metterle dentro in qualche modo, perché mia figlia quando crescerà qualcosa di suo padre voglio che gli rimane anche, certo, da leggere, di certo, capire un po' com'era dentro suo padre, perché poi nella vita reale non è così semplice poter approcciare, certo, approcciarsi, certo. E invece lì troverà molto di me, anche se non è la mia vita. Alessandro, questo libro è in questo momento così brutto per il mondo, perché si sente guerra, si sente stupri, si sente di tutto, è come avere un libro amico, un libro che puoi tu andare a leggere dove non c'è violenza, dove c'è amore. Assolutamente, ci sono dei tratti, ma c'è non amore? È più che... No, è un libro di assolutamente, sì, amore e passione. Ci sono dei piccoli tratti dove è più che altro un estirpare le proprie... estirpare il dolore, ma per trovare la felicità, non per entrare in altro dolore. E poi capire che comunque in un percorso fatto anche da dolori, perché è naturale che nel percorso ci siano, certo, dolori e negatività, però poi il risultato finale deve essere solo la bellezza e il piacere della vita. Ti viene voglia di leggerlo anche, ecco, lo vedete nella nostra regia, grazie, la sta mandando in onda la copertina. Chi ha fatto questi bei disegni, Alessandro? Beh, i disegni io lo dico sempre con certo orgoglio, li ha fatti un mio carissimo amico e pittore, è un bravissimo pittore del mio paese, Ronciglione, che si chiama Stefano Cianti, un pittore comunque di acclamato nelle, sì, nostre zone, un pittore molto riconosciuto, dove è riuscito a dare la stessa leggerezza che io desideravo dare, io con le parole e lui con le immagini. Sono dei disegni essenziali che si trovano anche all'interno del romanzo. Quando lui dico che comunque questi disegni piacciono molto, lui mi dice sempre... ma io ho fatto degli schizzi, sì, ma tu mi hai preso l'anima, e quindi, certo, schizzi fino a un certo punto. Certo, è vero, no, è vero. Alessandro...